Benvenuti a questo appuntamento con il nostro TG Magazine del fine settimana. Vediamo gli avvenimenti più importanti di questi ultimi 7 giorni. Innanzitutto si è deciso di fare fronte comune contro lo smog, lo hanno deciso le 4 regioni della pianura padana, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Infatti hanno firmato insieme al Ministero dell'Ambiente un accordo che prevede investimenti pubblici e interventi comuni per liberare dall'inquinamento atmosferico quest'area che è una delle più inquinate d'Europa. L'intesa punta a misure strutturali e attuare allo stesso modo come regole omogenee di accesso alle ZTL, car sharing, mobilità a ciclo pedonale, ancora distribuzione diffusa dei carburanti alternativi e limitazione alla circolazione. E parliamo invece adesso di lavoro. Il sindaco di Novi Ligure ha incontrato rappresentanti sindacali per fare chiarezza sul futuro dello stabilimento dell'Ilva e chiede un incontro con tutti i primi cittadini interessati al colosso siderurgico. Occorre, ha detto Muliere, che ci sia chiarezza e che intervenga il governo. Vediamo il servizio. Il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, si è incontrato con i rappresentanti sindacali dello stabilimento novese dell'Ilva. Scopo della riunione, che si è svolta presso il Palazzo Municipale, era quello di conoscere direttamente dai lavoratori la situazione che si sta vivendo all'interno dell'azienda dopo l'aggiudicazione del gruppo siderurgico alla cordata AM Investco Italy, composta da ArcelorMittal e Marcegaglia. Diversi sono stati i punti in discussione, in particolare a destare forte preoccupazione è l'ipotesi degli esuberi previsti dal piano industriale e occupazionale presentato dalla futura proprietà. Si è parlato anche dell'andamento dello stabilimento novese, per il quale permane una buona capacità produttiva che non viene però utilizzata al meglio a causa della situazione generale del gruppo. Naturalmente il futuro dello stabilimento novese è legato alla trattativa in corso, ha commentato il sindaco Muliere. Fino a quando non ci sarà l'incontro tra la futura proprietà e i sindacati nazionali, sarà difficile entrare nel merito della questione in maniera puntuale. In ogni caso, ha concluso Muliere in una nota, ho già chiesto e chiederò ancora la convocazione del tavolo nazionale dei sindaci delle città sedi di stabilimento per poter discutere direttamente col governo. Mi auguro che subito dopo i ballottaggi per le elezioni amministrative l'incontro possa essere convocato. E adesso parliamo sempre di occupazione, un balzo indietro di 20.000 unità. La Liguria è in controtendenza con il dato nazionale, secondo i dati Istat, fissa a 593.000 i suoi occupati, con un calo del 32,3% rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente. Le elaborazioni dell'ufficio economico della CGIL Liguria registrano una diminuzione degli occupati maschi, meno 6.000 unità, ma soprattutto delle femmine, meno 14.000. Per la componente femminile è il quinto trimestre consecutivo di flessione. A subire un vero e proprio tracollo il settore delle costruzioni, che perde oltre 17.000 occupati. Infine, un dato sulla disoccupazione che cala fino al 10,7%, ma solo per la componente maschile. Adesso andiamo a Serravalle Scrivia, vanno a rilento i lavori relativi alla bonifica del sito dell'ex Ecoli Barna. La denuncia arriva dal comitato che lamenta un grave ritardo nell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza. Ma ci racconta tutto Enrico Maria. Ritardi sui lavori del lotto 2 bis. A Serravalle Scrivia a segnalarli è il comitato per la bonifica del sito ex Ecoli Barna. L'appalto riguarda i lavori di messa in sicurezza relativi alla rimozione del suolo contaminato nella zona impianti. A distanza di molti mesi e con condizioni climatiche favorevoli, il comitato sottolinea come i lavori non siano ancora stati intrapresi, a parte l'aver provveduto al recupero di terre pulite provenienti da scavi non facenti parte del Terzo Valico. Per il comitato il ritardo è da imputare al fatto che la ditta vincitrice dell'appalto, poco dopo l'aggiudicazione, è entrata in procedimento di concordato preventivo. Pertanto, da un lato non è stato possibile scegliere la seconda ditta vincente e dall'altro sono subentrati iter legali e burocratici che non hanno consentito uno svolgimento normale delle opere. Attualmente i problemi dovrebbero essere quasi risolti e quindi si attende a breve l'inizio dei lavori del lotto 2 bis.
Al momento però non è ancora stata attuata un'altra gara d'appalto per quanto riguarda la prosecuzione della cinturazione mediante il diaframma verticale della zona delle discariche, a seguito della progettazione esecutiva da parte del Politecnico di Torino. Gli interventi previsti nell'accordo di programma, come sottolinea la delibera regionale, hanno pertanto seguito il loro naturale decorso sotto la supervisione della Direzione Ambiente della provincia di Alessandria. È toccato a Cecilia Laschi, professore ordinario di bioingegneria industriale, interagire con il futuro nell'ambito del ciclo di conferenze organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Cecilia Laschi ha dialogato con il giornalista di Focus, Riccardo Oldani, trattando il tema della robotica dell'umatronica. Sentiamo di che cosa si tratta in questa intervista. Cecilia Laschi, professore ordinario di bioingegneria industriale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, una delle 25 donne più geniali della robotica mondiale, è stata la protagonista del secondo incontro organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria a Palazzo Vetu sul tema dalla robotica all'umatronica. I robot sono amici o nemici dell'uomo? Tra quanti anni dovremo attenderci l'arrivo dei robot in una realtà provinciale come quella molto modesta di Alessandria? E infine, qual è il paese in cui attualmente i robot sono più diffusi e in quali settori? Allora, i robot in realtà sono già nelle nostre vite, molto più di quello che si immagini, perché nella robotica industriale, nella produzione industriale, i robot si usano da tanti anni, almeno da 30 anni c'è stata una grossa iniezione di robot nelle aziende manifatturiere, di cui l'Italia è grande, è, diciamo, un paese che ne ha molte e che ha anche una grossa e importante produzione di robot. Quindi questo in qualche modo è già avvenuto in ambito industriale, quindi non li vediamo perché stanno nelle fabbriche, però per me potranno e possono già in parte essere utili nei servizi, diciamo, quindi per compiere quelle attività che per noi sono o pericolose o anche semplicemente spiacevoli. Vedete i robot che puliscono il pavimento, puliscono le piscine e ovviamente prima di tutto gli ambienti che per l'uomo sono inaccessibili, pericolosi, pensate ai disastri nucleari, pensate allo spazio, pensate agli abissi. L'Italia è sempre stata all'avanguardia nella produzione di robot, quindi nella robotica industriale, però lo è anche molto nella ricerca in robotica. Quindi è sicuramente un paese importante per la robotica, come lo è l'Europa, dove appunto è più importante la produzione manufatturiera rispetto ad altre aree del pianeta. Vedete gli Stati Uniti, vedete l'Asia, la Corea, che sono invece ormai, diciamo, hanno vinto un po' la competizione sul digitale. Quindi stiamo attenti anche alla demonizzazione dei robot, perché in realtà per noi sono amici anche da un punto di vista economico. Basta per la vendita dell'ex stazione ferroviaria di Piazza Castello d'Ovada. Si cercano gestori per lo Story Park e per l'ostello del Gerino. Ci racconta tutto Fabrizio Mattano. Cercasi gestori ad Ovada. Allo Story Park, di cui abbiamo parlato recentemente, ora si aggiunge l'ostello del Gerino. In quest'ultimo caso la situazione è drammatica, in quanto con l'inizio dell'estate hanno preso il via i centri estivi. Molte squadre arriveranno ad Ovada per i ritiri pre-campionato e Gerino registrerà un'affluenza record. La mancata possibilità di effettuare pernottamenti in loco causerebbe disagi non indifferenti, considerando che l'ostello è dotato di 17 camere e di servizio bar e ristorante. Il bando, pubblicato dalla provincia per conto del comune, è di 1,7 milioni di euro. Nessuna novità riguardo allo Story Park, abbandonato dai precedenti gestori prima della scadenza del contratto. Il comune attiverà un nuovo bando. Intanto il percorso botanico, costato oltre 1 milione di euro di contributi UE, è lasciato a se stesso. Deserta l'asta per la vendita dell'ex stazione ferroviaria di Piazza Castello. Ne prendiamo atto, ha affermato il vice sindaco Pastorino, ma la vendita continuerà ad essere una priorità, pertanto alla prossima asta andrà abbassato il prezzo.
La base, infatti, cioè 323.000 euro stabilite dall'Agenzia delle Entrate, sarebbe stata troppo alta, considerate le condizioni dell'immobile che necessita di urgenti interventi manutentivi. Tuttavia, la vendita sarebbe per il Comune una fonte importante di autofinanziamento per altre opere, fra le quali spicca il restyling del teatro comunale. Nell'attesa, il Comune ha deciso di mettere in vendita quattro strade periferiche: la strada comunale dismessa Madonna delle Grazie fra lo Stura e la via Pertagliolo, la vecchia San Bernardo, la vecchia per Grillano, e un'area situata sulla provinciale 204 della Priarona verso Cremolino. Le offerte dovranno arrivare al Comune entro le 12.45 del 7 agosto. Tutte le informazioni si trovano sul sito internet del Comune. Un pomeriggio di festa ma anche di riflessione a Castello di Piovra, dove il Comitato Provinciale della Croce Rossa ha approvato il proprio bilancio per l'anno 2016. È stata inaugurata una nuova ambulanza e sono stati anche premiati i volontari, vera anima di questo sodalizio che in maniera silenziosa, senza troppi clamori, si adopera sempre per il prossimo. Sentiamo da Emma Camagna. È stata una giornata di festa, commozione e ammirazione quella vissuta sabato al Castello di Piovra, protagonista la Croce Rossa, presente al gran completo, con il presidente provinciale Marco Bologna e il presidente regionale Antonino Calvano. C'erano autorità, personalità, una massa di volontari e amici. Alla unanimità è stato approvato il bilancio 2016, chiuso con un utile di 20.000 euro. Sono stati premiati i comandanti di Carabinieri, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco, sempre presenti e attivi, il Conte Niccolò Calvi di Bergolo, da anni volontario della Croce Rossa, il Sindaco di Piovra Enrico Boccaleri, il nostro direttore Chetti Porceddu, che non manca mai di collaborare per la riuscita delle varie manifestazioni, Francesca Bidatto, Presidente Provinciale dell'Associazione Fulvio Minetti, che si occupa di malati terminali. È stata inaugurata un'ambulanza, che ne sostituisce una accidentata, finanziata dalla stessa associazione Minetti e dalla Fondazione CRAL, presente con il dottor Antonio Manconi. E così sono 8 le ambulanze a disposizione 24 ore su 24 dei cittadini. Infine premiati 200 volontari che si sono prodigati in provincia durante l'emergenza maltempo e con grande slancio anche in occasione dei terremoti. A Piovra c'era in sostanza la parte migliore di uomini e donne disposti a offrire il loro tempo libero a chi ha bisogno di sostegno morale e materiale, un pezzo di storia della città e di cui la città deve essere orgogliosa. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, tra poco ci sarà lo sport, oggi è la giornata dei grigi che sono a Firenze per l'ultimo ostacolo che porta verso la Serie B. Vi ricordo che a Firenze c'erano già qualche giorno fa per la bella vittoria che hanno fatto contro la Reggiana per 2-1, il sogno di promozione quindi continua. È stato definito dalla CAN, l'Associazione Italiana Arbitri della Lega Pro, l'arbitro che dirigerà la gara contro il Parma, Antonio Giua. E poi ancora ci sono all'Artemio Franchi di Firenze anche gli assistenti Davide Imperiale di Genova e Pasquale Capaldo di Napoli. Tra poco però rivedremo i gol della partita di semifinale contro la Reggiana, finita 2-1 per Alessandria con un grande Gonzales. Incrociamo le dita per questa sera e poi, come sempre, dopo lo sport vedremo il meteo e le notizie utili. Grazie per l'attenzione e buon fine settimana.